Silvano, buongiorno, grazie di essere qua con noi nel backstage del primo maggio. Senti, tu in un'intervista di recente hai detto che solo tra le urla delle gente ti senti a casa. Questo sarà il primo concerto da più di 2 anni senza mascherine, senza distanziamento. Sei a casa? Sì, sono a casa, sono finalmente tornato a casa. Tra l'altro è la seconda volta che sono qua, io ho partecipato anche nel backline quando insomma lavoravo nei concerti, ma montavo il palco, quindi per me ha un significato particolare suonare qua. E tra l'altro appunto in concomitanza proprio con oggi appunto c'è proprio una ulteriori restrizioni minori rispetto a prima, quindi capita proprio a fagiolo, come si dice. Hai ritrovato per curiosità tanti tuoi colleghi di quando lavoravi come backliner o nel backstage? Perché tanti purtroppo in questi 2 anni sono stati costretti a cambiare lavoro. È stata durissima. Infatti io dico che l'importante, cioè voglio vivere un po' questo primo maggio anche in questo modo, nel senso se è la festa dei lavoratori, diciamo che forse la parte più bistrattata in questi ultimi 2 anni è stata proprio quella insomma delle maestranze della filiera musicale, quindi insomma concerti, chiaramente il concerto è assembramento punto e basta, quindi speriamo che da qua insomma ci sarà un nuovo capitolo un po' più leggero, ecco. Senti, invece da artista, tu la prima volta sei stato qua nel 2016. Sì. Poi in mezzo sono successe tante cose, 3 album e tutto il resto. E com'è tornare su questo palco? È bello, insomma, se si torna chiaramente in un altro modo, un po' da vincitore, dai, se me lo posso permettere di dirlo. Poi a Roma comunque diciamo è proprio il posto che mi ha elevato più degli altri. E il tuo set, riguardo invece al tuo set, come hai scelto le canzoni? Comunque tu hai un vasto repertorio. Sì, ho portato i due singoli di punta dell'ultimo album e poi quei due pezzi intramontabili che non posso non fare, diciamo. Non ho fatto una scelta strana, diciamo, sono andato un po' ad accontentare il pubblico, alla fine è una festa, deve essere una festa, ecco, non deve essere una promo, deve essere una roba dove ci divertiamo tutti quanti. Perché tu, parlando del Volare Tour, hai detto che il Coez che sarà sul palco del Volare Tour sarà un Coez un po' meno morbido, con una scaletta abbastanza ignorante. Sì, è vero. Ecco. È questo che... Sì, abbiamo fatto... No, non è questo. Ho fatto un tour appunto dentro i club, ho fatto un disco che nei club ci sta parecchio bene e quindi c'è una scaletta un pochino con un impatto sonoro un po' più violento del disco precedente, che invece era palazzetti, molto open, corale, e stasera sarà un po' una, insomma, il Coez che conoscono tutti. In uno spazio così all'aperto cambia molto effettivamente. Beh, anche sì, l'approccio. Bisogna fare il sing-along qua, proprio è d'obbligo. Perfetto, Silvano, grazie ancora. Prego. Di essere qua con noi nel backstage. Grazie. Grazie davvero. Grazie, è stato